Fondazione Trulsa è al quinto anno della promozione del Social Innovation Campus. L'intuizione iniziale è stata: dedichiamo un evento sull'innovazione sociale alle nuove generazioni e chiediamo loro di progettare la città del futuro dal punto di vista della sostenibilità ambientale e dell'inclusione sociale. Delle classi che partecipano a un hackathon, sia in presenza sia a distanza, e fanno progetti sulla sostenibilità partendo dalle sfide date dai partner. E quindi è un contest, è una challenge che li coinvolge nella progettazione. Ovviamente noi gli diamo gli strumenti, hanno dei mentori, hanno dei materiali su cui lavorare, ma la parola è data ai giovani e si tratta di ragazzi delle scuole superiori, degli ultimi anni delle scuole superiori. Le tecnologie fanno parte del linguaggio delle nuove generazioni, ma ragionare insieme su come possono migliorare o peggiorare la vita delle persone e che impatti possono avere le tecnologie sull'ambiente è importante per crescere e usare le tecnologie in modo consapevole. Quest'anno il filo conduttore sono i talenti e le competenze, perché crediamo che sia fondamentale per il terzo settore, di cui noi come fondazione facciamo parte, sia fondamentale per il terzo settore acquisire nuovi talenti, includere nuove competenze per crescere nell'innovazione sociale. E allo stesso tempo pensiamo che per i giovani sia molto importante riconoscere il proprio talento. Ciascuno di noi ha almeno più di un talento ed è fondamentale che le nuove generazioni, oltre ai percorsi scolastici, trovino degli spazi, dei luoghi dove valorizzare questi talenti e avviare il proprio percorso. Dove vogliamo che al centro siano messi i temi della sostenibilità e dell'inclusione sociale.